5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, presso l'Informa Giovani Multitasking si è svolto un incontro organizzato da GVC Onlus per presentare le nuove opportunità di volontariato nazionali e internazionali, sia per le associazioni e gli enti non profit che per i giovani aspiranti volontari. All'incontro hanno partecipato numerose associazioni, tra cui Volunt Europe, UNET, Associazione Oltre, ARCI, LVA e Volabò, il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna. Tra le tante proposte internazionali rivolte ai giovani, GVC sostiene il programma EU Aid Volunteers, promosso dall'Unione Europea nell'ambito degli aiuti umanitari. Ciao, sono Maria Chiara, sono la coordinatrice dei volontari all'interno di GVC, un'organizzazione non governativa di Bologna che opera da oltre 40 anni nella cooperazione internazionale. Oggi è la giornata internazionale del volontariato, siamo qui per celebrarla insieme ad altre organizzazioni del territorio e reti europee. In particolare GVC promuove un'iniziativa dell'Unione Europea che si chiama EU Aid Volunteers. È un'iniziativa che offre la possibilità a cittadini europei maggiorenni di fare un'esperienza da un mese a 18 mesi in un paese in via di sviluppo per supportare le comunità locali nel campo degli aiuti umanitari. È un'opportunità molto importante per i giovani, soprattutto per quelli che lavorano nella cooperazione internazionale, perché permette a questi profili junior di poter fare un'esperienza supportando le organizzazioni locali e allo stesso tempo acquisire competenze professionali e anche personali. Io mi chiamo Marta. E sono qua perché ho appena finito il mio master in azione umanitaria, NOA, e sto cercando di incominciare un'esperienza più pratica e penso che questa via del volontariato sia un ottimo punto di partenza e conosco soprattutto EU Aid Volunteer, che è un programma eccezionale per la formazione, ed essendo che per cominciare bisogna sempre avere dell'esperienza, chiedo sempre di aver vissuto comunque in developing countries, pensato che questo fosse un ottimo punto di partenza. Questa iniziativa dà moltissima importanza a tutta la componente di formazione dei cittadini europei e soprattutto dei giovani che partecipano al programma, perché permette con un periodo di appunto di volontariato di acquisire competenze lavorando in un contesto diverso dal proprio, quindi imparando anche non solo o migliorando le proprie competenze tecniche, ma a lavorare in gruppo, in contesti diversi, in un contesto comunque internazionale e acquisendo competenze specifiche che in un contesto magari come quello italiano non sarebbero più difficili da sviluppare. Ciao, sono Jalel, ho 21 anni e sono a Bologna di 3 mesi. Fai un servizio volontario europeo con l'associazione Oltre di Bologna. Per me è un'opportunità per imparare di nuova cosa che non ho in Belgio. L'Europa dona queste opportunità e penso che dovrei provare se poi. Se non prova è che ti manca una grande cosa. Ciao, io mi chiamo Federica, sono qua oggi perché mi interessa del volontariato. Sono già stata fuori Italia a fare volontariato, ho fatto il servizio di volontariato europeo. Io studio lingue e quindi tramite il volontariato posso comunque praticare le lingue, conoscerne di nuove
Vorrei continuare ad uscire fuori dall'Italia, a conoscere altre culture, sempre facendo del volontariato e quindi cercando di aiutare gli altri e aiutare in questo modo anche me stessa. Con GVC dall'inizio del 2018 si apriranno una quarantina di vacanze, di posizioni che permetteranno poi, dopo una fase di selezione, di partire a giovani di tutta Europa. Per cui invitiamo caldamente tutti i giovani che vogliono partecipare e fare un'esperienza di volontariato internazionale a visitare il portale youvolunteerportal.org dove GVC pubblicherà tutte le vacanze.